Davanti a Gesù sacramentato, oggi rifletteremo la gioia che Francesco ha ricevuto, lo stigmate del Cristo, le piaghe che il Signore, quando è stato crocifisso, per salvarci, per darci la vita in eterno. Francesco ha desiderato tanto essere uno con il Signore, che il Signore lo ha dato questa grazia di sentire i dolori dello stimati, e non come una vanagloria, perché Francesco non voleva essere Dio, ma voleva stare con Dio, essere presente con Dio, e piangeva sempre perché diceva che l'amore non era amato, e quindi ha donato la sua vita. E la preghiera corale proprio tratta dalle preghiere semplici che Francesco rivolgeva al Signore. Sono delle parole belle, ma semplici, che possiamo usare nel quotidiano davanti al Signore. E preghiamo col nostro cuore, facendo le nostre queste parole di Francesco davanti al Signore, insieme. Tu sei santo, Signore, solo Dio, che compie le meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei... La croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto l'estima di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Domani la Chiesa fa memoria della Madonna Addolorata. Oggi la Chiesa ci chiama a far memoria dell'esaltazione della Santa Croce. Domani il dolore di Maria. Francesco era un devoto anche della Madonna. E le parole di questa preghiera corale sono tratte anche delle sue parole. Vedete come Francesco è sempre semplice nel pregare. Non c'è bisogno di una teologia alta, c'è bisogno del cuore, dell'amore. E rivolge proprio queste parole semplici alla genetrice di Dio, la madre del Signore, suo e nostro Signore, colui che ha dato la vita alla salvezza del mondo. E facciamo anche nostra oggi questa preghiera, rivolgendosi al Signore ma anche alla sua madre, che non ci lascia mai da solo. Insieme. Ave Signore, Santa Regina, Santa Genitrice di Dio, Maria, che sei vergine fatta da Chiesa e eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrato insieme con il Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo all'arca. Tu in cui fu quello di ogni genetica di grazia di ogni bene. Apri il suo palazzo, apri il suo tabernacolo, apri la sua casa, apri il suo vestimento, apri la sua cella, apri la sua madre e saluto sante virtù che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché dai fedeli fedele a loro fedeliare. Amen. Cantiamo insieme. Il tuo Sulla strada.
Preghiamo in silenzio il Salmo 14. Successivamente ciascuno e molto liberamente può condividere una parte del Salmo. Questo Salmo che all'inizio domanda proprio: Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi abiterà nella tua casa? Chi può essere, chi può stare vicino a te? Possiamo trovare la risposta nel nostro cuore. Siamo ciascuno di noi. Possiamo stare sulla tenda del Signore, come Francesco, come tanti gli altri santi, i riconosciuti, oppure come tanti gli altri santi che solo il Signore lo sa, il nome. Chi abiterà nella tua tenda, Signore? Fammi abitare nella tua tenda. Preghiamo in silenzio. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, del tuo amore, richiamalo. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, del tuo Yeah.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo momento, se qualcuno vuol venire dietro a me, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. Che giova l'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Abbiamo ascoltato questi pochi versetti del Vangelo di Luca, versetti che spiegano l'autentica identità di ciascuno di noi, che ci diciamo cristiani. Abbiamo ascoltato delle parole dure, croce, rinnegare se stessi, perdere la vita, affermazioni che ci obbligano a saper andare dietro al Signore. Molte volte noi siamo abituati ad andare dietro le cose, a seguire delle idee, ma saper andare dietro ad una persona significa saper vivere una relazione tutta particolare. Ed ecco perché Gesù questa sera ci consegna tre motivazioni, ma soprattutto tre argomentazioni che possano aiutarci a considerare quella felicità che deve nascere in ciascuno di noi, che deve sbocciare come un fiore a primavera. Ci dice Gesù: se qualcuno vuol venire dietro a me. Il se di Gesù è un'ipotesi, non è un obbligo. Gesù non obbliga nessuno, perché? Perché nel suo agire rispetta quella perfetta e piena libertà che ci ha concesso. Sembrerebbe quasi tutelare la nostra libertà. Se uno vuol venire, venire dietro di me, cioè generare, vivere una relazione personale con il Signore, una relazione che è un'esperienza di fede. Ci verrebbe da chiedere perché dobbiamo seguire il Signore Gesù, perché Lui è l'uomo libero per eccellenza, è Lui che sa con la libertà vincere ogni situazione della vita. Andare dietro di Lui significa andare dietro ad una persona che ci dona l'amore, quell'amore che trasforma e vince ogni situazione della vita. Essendo amore
il Signore ci dona se stesso, ci dona se stesso come uno scambio perfetto per liberarci da quelle situazioni che il più delle volte ci impediscono di saper guardare nella verità, Lui che è via, verità e vita per la nostra vita. Dice Paolo, perché seguo il Signore? Perché Lui mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lui vive per me e io non vivo più per me, ma vivo per Lui che è l'amore. E seguire il Signore della vita è la scelta di lasciarsi conquistare totalmente dall'amore del Signore, quell'amore che trasforma ogni realtà. Dice Paolo, l'avventura cristiana allora qual è? È quella di saper andare dietro di Lui, perché con il bene Lui vince il male, facendo il contrario di quello che molte volte pensiamo essere la regola della vita. Dovremmo dirci davanti all'Eucarestia, abbiamo la forza di seguire il Signore, di stare dietro di Lui. L'invito di Gesù è personale, non è per tutti, è rivolto a tutti, ma in modo personale a ciascuno. Se qualcuno vuol venire, è il desiderio, vedete, che anima la vita di ciascuno, il desiderio di voler seguire questa vita vera, un desiderio che ci aiuta a superare i nostri limiti per liberare la libertà che è in noi. Attenzione, c'è tanta libertà in noi, a volte quella libertà noi l'abbiamo trasformata in una schiavitù che ci viene legata. Ecco perché Gesù dice, se volete venire dietro di me, ci sono tre condizioni particolari che dovete saper coniugare nella vostra vita. Dovete rinnegare anzitutto voi stessi. Tutti noi, vedete, abbiamo un falso io da rinnegare, che è il nostro egoismo, sono le nostre paure, è la nostra, le nostre chiusure, la sete di quel dominio e di potere, le nostre menzogne, le nostre idolatrie, le nostre schiavitù. Abbiamo da combattere una guerra, potremmo dire dobbiamo condurre una crociata verso la nostra vita con il nostro io, quando siamo sempre invece in attacco verso gli altri e piuttosto a difendere le nostre schiavitù. E allora impariamo a lottare con noi stessi per essere liberi, perché il fastidio che proviamo del male è quello che abbiamo dentro ciascuno di noi. La prima condizione è vincere il falso io di noi stessi. Dobbiamo rinnegare noi stessi, cioè dobbiamo smettere di pensare semplicemente a noi stessi. Dovremmo avere la capacità di dirci, conosco me stesso, amo me stesso, smetto di pensare a me stesso. Perché l'amore vero, vedete, non è quello di porre il mio io al centro della situazione, ma piuttosto la capacità, il desiderio di porre l'altro, cioè quell'amore oblativo di donazione che accompagna ogni situazione del nostro vivere. E poi una seconda condizione: ogni giorno dobbiamo prendere la croce. Perché? Perché ogni giorno della nostra vita noi moriamo e rinasciamo ad una esperienza nuova. L'uomo vecchio ed egoista, vedete, deve morire sulla croce per far risorgere l'uomo nuovo, l'uomo della grazia, l'uomo della misericordia che è dentro ciascuno di noi. Prendere la propria croce significa
avere il coraggio di non farsi schiacciare dalla croce, saperla, per così dire, dominare, regolare. E la croce è il luogo della vicinanza con il Signore, è il luogo dove Lui ci insegna a vincere il male che è dentro di noi. Saper portare il male che è in me dietro di Lui perché lo vinca di nuovo su quella croce dove Lui ha vinto ogni situazione. E allora è questo, vedete, il segno di saper affrontare il male con tanta lucidità. E in questa lotta, lo sappiamo, noi non siamo soli, perché Lui ci invita a seguirlo. È la terza condizione. Si segue una persona che si ama, lo sappiamo. Si segue una persona che si ama perché abbiamo il desiderio di diventare come Lui. Si ascoltano le sue parole che diventano un eco nella nostra vita. Si impara a percorrere le orme delle persone che si amano, sapendo che chi si ama conosce bene la strada da percorrere. E il Signore ci indica quella strada autentica che ci fa, come con le persone amate, poter realizzare anche le cose impossibili. E questo è il cammino che Dio attende da ciascuno di noi. E dice il Signore: fate questo, ma abbiate in voi tre grandi motivazioni. La prima, ce l'ha detto, chi vorrà salvare la propria vita. Salvare la vita, lo sappiamo, è il motore di ogni nostra azione, perché la vita è amore e l'amore è relazione. La vita che è data per amore è realizzata totalmente, perché è un dono. Amare, vedete, è un senso che dà sempre qualcosa all'altro. Non è, vedete, ciò che abbiamo che crea una relazione, ma è piuttosto ciò che noi diamo, perché tante volte quello che abbiamo crea invidia, crea gelosie, genera delle guerre all'interno della nostra vita, delle nostre relazioni. Noi abbiamo più vita, vedete, non per il tanto che accumuliamo, ma piuttosto per tutto quello che abbiamo la forza di saper dare. Non avere, ma dare. Non avere, ma dare. La croce, l'Eucaristia, sono il segno eloquente del dare del Signore piuttosto che dell'avere. E poi, a volte il Signore ci ha detto chiaramente: dobbiamo essere attenti. A cosa giova conservare tutto se poi roviniamo la nostra vita? Chiediamoci: qual è il metro interpretativo della nostra vita? Qual è il contenuto autentico del nostro vivere, essere, credere? Il nostro essere cristiano. E alla fine il Signore ci dice: pensa per un attimo a quel giudizio di Dio, pensa per un attimo al modo in cui tu lo stai testimoniando. O tante volte noi ci vergogniamo di Lui. La vergogna è il fallimento che accompagna la nostra vita. Piuttosto dobbiamo saper ascoltare la sua parola, saper ascoltare quella vita che nell'amore diventa una testimonianza. Abbiamo ripercorso l'esperienza di Francesco d'Assisi questa sera, quando lui diventa immagine vivente di quel Cristo. Ma Francesco
aveva chiesto al Signore una grazia particolare, non semplicemente quella di poter provare sulla propria pelle i segni di quella esperienza particolare della crocifissione che noi chiamiamo stigmati, ma Francesco chiese un dono al Signore: fammi provare nel mio cuore lo stesso amore che tu hai avuto nel saper donare la tua vita per i fratelli. E questo è quello che stasera, dinanzi all'Eucaristia, dobbiamo chiedere al Signore: Signore, insegnaci ad amare, insegnaci a saper dare, insegnaci a non vergognarci di te, insegnaci a saperti seguire per mettere il male dietro di noi, per permettere al Signore di vincere ancora una volta il male che è dentro di noi. Insegnaci cosa vuol dire servirti e amare. Thank you.
abbiamo pensato per questo ciclo nuovo dell'adorazione eucaristica settimanale di consegnare ogni volta la parola del Signore con una preghiera. E questa parola deve accompagnarci per tutta la settimana come qualcosa che possiamo avere necessità di leggere, come una fonte che andiamo a saziare la nostra sete, così anche deve essere la parola. E anche una preghiera che può darci la grazia dell'incontro ancora di più con il Signore. Mentre andiamo qui davanti al Signore per fare la debita reverenza a Dio sacramentato, prendiamo la nostra parola, la portiamo per tutta questa settimana, fino al prossimo giovedì, quando riceveranno un altro passo della parola di Dio che possa dare illuminazione alla nostra vita. E cantiamo insieme. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici, ho detto che questa è la vita, conoscere te, e il Figlio tuo. Allora, Padre, per me,
Preghiamo questa preghiera di San Paolo che è scritto ai Romani, che avete Dorintelli, preghiamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al condito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo per Dio e per l'uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.